Provo a percorrere, nei pochi minuti che vi intratterrò, provo a focalizzare solo l'attenzione su alcuni passaggi, cioè sul perché ci siamo concentrati sul tema della genitorialità, e perché siamo arrivati fin qui. Come Fondazione Compagnie di San Paolo, l'impegno nella prima infanzia, che rappresenta sostanzialmente la scelta di voler contribuire ad assicurare il miglior inizio possibile a tutte le persone, quindi a tutte le bambine e ai bambini, ha una storia recente ma consolidata, che prende che radici nel Transatlantic Forum for Inclusive Early Years, con un gruppo di istituzioni filantropiche europee, italiane e nordamericane, che ha messo tre paletti molto chiari rispetto a quali erano le priorità. Eravamo nel 2013, quindi sono una decina di anni fa, ma è da lì che un po' si è sostanziato il nostro impegno. In particolare, tra queste, l'importanza di sviluppare nuove competenze professionali, sostenere le potenzialità inespresse dei servizi integrati e in particolare coinvolgere e partecipare i genitori. Come diceva Patrizia, questo lo abbiamo radicato in un'azione molto operativa, queste linee strategiche, in quello che è stato il programma 06. E quello che oggi l'impegno che continua a essere vivo, forte, della missione Educare per Crescere Insieme, dell'obiettivo persona sui temi della prima infanzia, e abbiamo consolidato in modo trasversale alle diverse azioni che hanno animato l'impegno di Compagnie San Paolo sull'ambito appunto della prima infanzia, il tema della genitorialità. Se pensiamo alle diverse iniziative, magari anche molte delle persone che oggi partecipano qui, modi e forme diverse, siete tanti, siete numerosi, quindi questa è una cosa anche molto, molto bella. Sono stati probabilmente coinvolti anche diverse azioni, penso a quelle che ha citato prima Patrizia, Porta Palazzo, Opportunità 06, Genitori 06, ma anche Spazio 06, Altro Tempo, Nati per Leggere, Bimbi in Gabbia, cioè tutte azioni che hanno arricchito di competenze, di ragionamenti proprio il tema della genitorialità. Allora, perché e come soprattutto abbiamo affrontato questo tema? Innanzitutto è un tema, come dire, su cui si lavora tanto, tanti servizi, dai servizi sociali, educativi, culturali. Il tema ovviamente è importantissimo, perché un po' nella consapevolezza che esistono differenti modi di essere genitori sufficientemente buoni. E nell'affrontarlo abbiamo scelto sostanzialmente di adottare questo tipo di approccio. Innanzitutto è indispensabile lavorare sulla genitorialità se si vuole lavorare sulla prima infanzia, ma abbiamo provato ad assumere sempre uno sguardo ecologico, quindi provare a ragionare sul costruire resilienza nelle persone e nelle relazioni tra le persone. Dall'altro lato, tenere sempre molto attento una logica generativa, cioè quindi in qualche misura le persone all'interno delle comunità. E lo vediamo soprattutto in questi tempi comunque di fatica, anche legati all'emergenza sanitaria, come la comunità, le reti solidali costituiscono dei fattori protettivi importantissimi. In questo mi verrebbe da dire, insomma, che la Compagnie di San Paolo, nel lavorare sui temi della genitorialità, ha cercato di mettere in campo più strumenti, quindi sia luoghi e spazi formali e informali, dove le persone, le famiglie, i genitori possono incontrarsi, piuttosto che lavorare insieme ad altri servizi, ad altri attori per sostenere soprattutto le situazioni di maggiore fragilità, ma anche lavorare appunto sulle competenze, sulle risorse, sulle capacità che i genitori hanno, in una logica anche proprio di comunità. In una logica sostanzialmente di promozione e di prevenzione sostanzialmente. I concetti chiave direi che sono quelli, insomma, che troviamo anche nelle linee guida nazionali, quindi genitorialità positiva e di incoraggiare il protagonismo delle famiglie. Questi ci sembrano due chiavi importanti proprio anche per così, lavorare in una logica di protezione.
preventiva rispetto anche ai rischi di vulnerabilità, considerando insomma che l'attenzione che ovviamente noi si ha è molto concentrata, è molto focalizzata proprio sui nuclei che sono più in fatica, no? Se pensiamo ai dati più recenti di Open Police, sono più di 1,5 milioni le persone in Italia che i nuclei familiari che si trovano in povertà assoluta, e di questi i nuclei che hanno figli, due o più figli, sono il 10,6% o il 20,6%. Questo nostro percorso tiene conto un po' degli sguardi, anche un po' da osservatori vari che abbiamo rispetto alle azioni stesse, ma anche di ascolto rispetto a organizzazioni, servizi con cui lavoriamo insieme, di alcune dimensioni. Quindi anche lavorare questo strumento che oggi vi presentiamo parte proprio anche da un'attenzione, un ascolto ai bisogni, ai problemi che i genitori, le famiglie, registrano in questa fascia di età, e tra in particolare gli elementi che ci sembra che emergano e che forse ancora più questa situazione ha un po' evidenziato, e che quindi la storia di questo progetto poi ha necessariamente dovuto poi anche ripensare una serie di forme e modi per incontrare e continuare a incontrare le persone. Tra gli elementi di fatica che vediamo c'è sicuramente un disorientamento, c'è un'alta frammentazione anche di tante opportunità, quindi questo è un aspetto che può anche mettere in disagio anche le famiglie, ma soprattutto ci sembra che ci sia bisogno di costruire delle reti, di costruire comunità intorno alle persone, soprattutto quelle più fragili. E in particolare ci sembra che l'investimento proprio su questo debba tenere conto del bisogno anche di prossimità, di vicinanza, di luoghi che siano leggeri, informali, che si possano appunto avvicinare le persone. In particolare quello che vi racconteremo oggi, e non è un caso che appunto il titolo di questo webinar, ma anche appunto il titolo del toolkit, ai genitori insieme alle famiglie, con un focus attento appunto alla genitorialità di gruppi multietnici, ci siamo concentrati sostanzialmente nelle varie azioni di Porta Palazzo, Opportunità 06, Genitori 06, su famiglie con background migratorio, e quindi sia per un investimento territoriale fatto su Porta Palazzo, storicamente anche da Compagnia di San Paolo, ma in particolare attraverso anche le azioni 06 di Compagnia, ma anche perché molte delle famiglie incontrate, che costituiscono un po' la risorsa con cui abbiamo costruito questo percorso, sono le famiglie che Ufficio Pio segue nell'ambito del progetto Traguardi. E ci sembra che in questo abbiamo avuto modo, in questo percorso sviluppato insieme, di costruire insieme a queste famiglie delle radici che hanno a che fare con le relazioni che si sono attivate, con le reti di luoghi e di opportunità che sono messe in campo, ma anche rispecchiamenti, direi, no? Cioè, tra le immagini che poi voi vedrete nel toolkit ci sono sovente dei circoli di persone che si guardano e si incrociano. Credo che questa sia un'altra dimensione del costruire consapevolezza sul proprio essere genitori, però riconoscendosi come persone appunto capaci, ma soprattutto con un'attenzione, no, alle diversità. Mi piace, nella lettura di alcuni materiali, ho trovato una frase molto bella che volevo condividere, no? Che dice: i genitori di tutto il mondo vogliono ciò che credono sia meglio per i loro figli. Tuttavia, i genitori di culture diverse hanno idee diverse su cosa è meglio. Allora, un po' forse la sfida di questo percorso è mettere insieme prospettive diverse, modi di guardare l'essere genitori differenti, e dare valore a ciascuno di questi aspetti. Quello che presentiamo oggi è un'esperienza viva, è uno strumento che vogliamo condividere, intorno a cui costruire confronto, discussione, ma è appunto un'esperienza viva, quindi che continua.
ci sembra, come dire, mi sembra insomma, anche di aver piacere, insomma, anche di mettere proprio in luce il fatto che questo tipo di percorso è stato proprio possibile per le tante persone che vi hanno lavorato, oggi le conoscerete in gran parte e quindi mi sembra che anche un po' la giornata di oggi, e sono molto in attesa anche appunto dello svolgersi di questo appuntamento, proprio per dare la dimensione delle cose che sono apprese, degli sguardi, delle prospettive che rappresentano un po' il modo con cui si è lavorato. Quindi mi sembra una buona opportunità e un po' per tutti, certamente per mettere appunto a sistema quello che si è imparato in questo periodo. Quindi grazie. Passerei la parola a Claudia Arcabascio. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio perché è davvero un piacere per me essere qui oggi, rappresentare l'Ufficio Pio e rappresentare in particolare il progetto Traguardi che ha condiviso e continua a condividere con Compagnia e nell'ambito del programma 06 prima della missione adesso attraverso il laboratorio di sostegno alla genitorialità, questa esperienza che, come ha detto Claudia Mandrile, è un'esperienza viva, è un'esperienza attiva ed è un'esperienza in movimento. Come Ufficio Pio noi siamo arrivati un po' dopo, non siamo arrivati proprio all'inizio di questa storia, ma siamo entrati in questa storia nel 2016. Nel 2016 Compagnia e Ufficio Pio hanno partecipato alla ricerca Child, promossa dal Collegio Carlo Alberto, ed è stato il momento della nostra conoscenza. Quindi questa storia è entrata nel suo sesto anno di vita ed è più viva e più in movimento che mai. E volendo dare qualche numero, dal 2016 al 2020, Ufficio Pio e in particolare il progetto Traguardi hanno, attraverso questa esperienza, partecipare circa 1.000 famiglie ai vari moduli, alle varie edizioni dei laboratori di sostegno alla genitorialità. Un numero non indifferente, un numero che è andato crescendo di anno in anno, un numero che non si è ridotto neanche nel 2020, che come tutti sappiamo è stato un anno di grossa difficoltà e anche di grossa discontinuità, ma che in realtà è stato un anno che ha verificato in qualche modo e validato la forza del modello del laboratorio perché c'è stata una trasformazione, il passaggio da un lavoro di persona ad un lavoro in remoto, ma anche il tenere comunque la rotta rispetto a quelli che sono gli obiettivi. In questi anni sono cambiate molte cose, lo stesso progetto che oggi chiamiamo Traguardi è cambiato. Quando abbiamo iniziato a collaborare ci chiamavamo AOS, quindi al di là dei cambiamenti, come dire, più di facciata, ci sono stati dei movimenti importanti rispetto e anche circolari rispetto a quella che è il target di cui un po' ha già parlato Claudia prima di me, che è un target di famiglie con bambini 0-6 anni in situazione di povertà economica conclamata, ma anche di povertà sociale, di povertà culturale, di povertà educativa. Ma è anche un lavoro centrato sul sistema famiglia, che quindi include tutti i membri del nucleo, include le mamme, include i papà, include i bambini. È stato e continua a essere un lavoro che tiene conto dei bisogni, dei bisogni che cambiano, ma tiene conto soprattutto delle risorse e delle esperienze che le persone
possono portare. E quindi in questo senso anch'io penso che sia un lavoro molto costruttivo e molto generativo, di grande apprendimento non solo per le famiglie ma anche per noi operatori. Il laboratorio ha evidenziato e ha sottolineato e ancora sottolinea la finalità di contrasto alla povertà educativa perché sostiene il protagonismo dei nuclei e il valore dello scambio e della socializzazione, soprattutto in un ambito multiculturale e interculturale, mettendo in evidenza anche che è quello che di positivo già il territorio esprime, quindi tutti i servizi e tutte le associazioni e tutti coloro che collaborano a questo progetto e che propongono anche una visione positiva del territorio e della prossimità, mettendo appunto in rilievo quelle che sono le opportunità sia concrete sia relazionali. Se posso evidenziare qualche elemento di positività sotto i vari aspetti, quello che noi abbiamo registrato è stato un feedback molto positivo da parte delle famiglie. Le famiglie dimostrano una grande soddisfazione anche oltre le nostre aspettative rispetto a ciò che viene proposto all'interno dei laboratori e agli apprendimenti, e sicuramente le esperienze che sentiremo lo dimostreranno, che le famiglie appunto possono mettere poi in pratica con i figli e anche il livello di presenza e di partecipazione ai laboratori è sempre stato molto alto, tra i più alti che noi abbiamo potuto registrare in questi anni. Ma un altro feedback assolutamente positivo è quello legato allo scambio tra l'equipe, che è l'altro polo di questa nostra collaborazione. Parliamo di un'equipe che ha collaborato sia a livello operativo sia a livello progettuale in modo molto sinergico, affrontando e cercando di superare con una ottima capacità di problem solving anche situazioni molto complesse che si sono presentate negli anni. E sicuramente questo è dovuto anche all'ottima competenza di chi è presente in aula, dei formatori, delle mediatrici, delle facilitatrici, anche perché la gestione dei gruppi sappiamo non è sempre semplicissima in una situazione multiculturale con la presenza dei bambini e quant'altro. E diciamo che le difficoltà linguistiche e culturali sono sempre state affrontate al meglio e hanno, secondo me, portato anche un valore aggiunto. Quindi la possibilità anche di confronto tra famiglie che in altro modo non si sarebbero probabilmente mai incontrate. Voglio concludere dicendo che secondo me la bellezza di questo progetto è qui penso di esprimere il pensiero di tutti i colleghi, è che sa essere sempre in ascolto delle persone, dei loro bisogni, delle loro esigenze, ma anche delle loro capacità e ha saputo in questi anni evolversi e trasformarsi in linea con le necessità portate dal contesto, portate dalla crisi, ma anche con rigore di metodo, seppur sempre con uno spirito assolutamente creativo e generativo. Grazie a tutti e buon webinar. Grazie Claudia. Allora, abbiamo avuto con le due Claudie già una previsione di quello che tratteremo oggi. Ecco, ci tenevo solamente a sottolineare che è un progetto appunto che è in attivo ormai da qualche anno, è un percorso soprattutto che non è terminato. È un percorso che in questi anni si è modificato, ha cambiato interlocutore di riferimento, si è modellato a seconda delle varie esigenze, soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid-19,
L'equipe è stata continuamente impegnata in una riprogettazione che ha tenuto conto della necessità di raggiungere le famiglie attraverso anche nuove modalità, e verrà trattato durante il webinar, nel senso che gli incontri sono partiti con incontri in presenza, ma hanno risposto anche all'esigenza attuale, passando anche a degli incontri che si sono tenuti in modalità virtuale. È un progetto che è nato con le famiglie del quartiere di Porta Palazzo, quartiere, come molti di voi sanno, multiculturale di Torino, con mille difficoltà, ma altrettante mille potenzialità. Ma direi che i temi che vengono oggi trattati dalle esperte, a cui lascerei poi presentarsi prima di ogni intervento, sono temi che possono essere temi di qualsiasi città italiana, in quanto la multiculturalità, scusate, è ormai presente nelle nostre città. Solo qualche dato veloce: quante sono le famiglie che sono intervenute in questo percorso? Sono ben 1.700 famiglie in tutto, attraverso 65 cicli e 325 incontri, quindi numeri molto alti. Come sono riuscite le famiglie a partecipare a questi percorsi? Perché molto spesso i bambini nella fascia 0-6 sono intervenuti insieme alle mamme negli incontri. Bambini che molto spesso non accedono ai servizi educativi e quindi hanno avuto la possibilità di stare insieme alle loro mamme mentre c'erano gli incontri. Ma come sono poi intervenuti i bimbi anche nelle modalità online? Questo è anche un altro tema che verrà trattato all'interno del nostro webinar. Abbiamo anche dedicato la seconda parte di questo webinar a rispondere alle vostre domande. Quindi vi pregherei di segnare le vostre domande, verranno raccolte durante il webinar, potete scriverle in qualsiasi momento e risponderemo appunto alle domande nella seconda parte dell'incontro. Prima di entrare nel vivo del webinar, abbiamo però piacere, prima di presentarvi un breve video, nel quale abbiamo dato voce ad alcuni interventi delle mamme e dei papà che abbiamo incontrato in questi anni, e sono tutte frasi che sono assolutamente autentiche, perché sono frasi che sono uscite dagli incontri che abbiamo avuto con le mamme e con i papà che hanno partecipato ai nostri percorsi. Chiederei quindi alla regia di mandare il video. E posso proprio dire che ero un po' a disagio perché ero l'unico papà del gruppo. Yeah, there was a need of an English-speaking mediator in my group because I was alone in a group with Arabic-speaking mediator and I was finding it difficult. Sarebbe bello fare altri incontri con lo stesso gruppo di mamme. في بعض الأحيان كان لدي الإحساس بأنني محتاجة إلى اقتراحات ملموسة أكثر حول الاستماع والنزوات. بالنسبة لشقاوتي الأطفال هنا في الشارع ما بعرفش أعمل إيه، بحس بنفسي مزنوقة، في البيت بخليه يخرج اللي جواه. في مصر عندنا عادي جدا إن الطفل يقعد يعيط في الشارع، وبصراحة هناك كنت هخليه يعمل كده. È stato interessante il passaggio durante l'incontro su come far imparare l'italiano e anche l'arabo e come mantenere il filo con la famiglia di origine. Sono stata felice di sentire questo. È utile per parlare con le nonne, per capire e farsi capire. Dopo gli incontri mi sono sentita rassicurata come mamma. Per me è cambiato tanto, perché prima vedevo i miei problemi come grandi rispetto a quelli delle altre mamme. Mangiamo tutti insieme, anche se sono stanco, perché è il momento in cui possiamo riunirci e parlare tutti, altrimenti non vedo i miei figli. Al posto delle merendine, uso di più un frutto per merenda o una fetta di torta fatta in casa. Sì, bisognerebbe ascoltare i bambini, cercare di capire prima di rimproverarli. Ma a noi mamme, chi ci ascolta? Before his cries makes me nervous, but now I know how to manage him. I try to calm him. If I am fine, he is fine too.
Grazie. Io direi di entrare adesso nel vivo del nostro webinar. Abbiamo previsto diverse sezioni dove parleremo del progetto, la timeline del suo svolgimento, parleremo delle modalità di svolgimento dei nostri incontri e dei protagonisti coinvolti, e sarà quindi un passaggio di testimone fra un esperto e l'altro, proprio per spiegare meglio a voi che ci seguite come si sono svolti questi incontri. Passerei quindi con il primo punto, C'era una volta, storia di un percorso. Buongiorno a tutti. Allora, in pochi minuti vi farò un po' la storia, se possibile, di questo percorso. Io mi chiamo Rosa D'Ambrosio e sono un medico di sanità pubblica e ho partecipato al progetto fin dal suo inizio, quindi 7 anni fa, come si diceva prima. In realtà all'inizio si era pensato di orientare l'intervento ai genitori dei bambini in età da nido e da scuola materna. Questo perché le evidenze su quanto siano importanti per lo sviluppo del bambino le esperienze fatte in comunità, come dire, ci dava un po' la base teorica per poter intervenire. E quindi con gli insegnanti, con l'educativa scolastica del Comune di Torino e con quanti a vario titolo si interessavano di prima infanzia nella città, si è cercato di mettere insieme un progetto che vedesse come protagonisti da una parte i bambini che erano seguiti dagli insegnanti, dall'altra i genitori che erano seguiti invece da questa equipe di lavoro che ancora oggi appunto si lavora insieme. Ora, l'iter per arrivare a definire un progetto fu molto lungo, perché gli interlocutori erano molti e perché c'era un'enorme ricchezza di proposte che venivano da più parti. Quindi tutte queste proposte furono passate al vaglio e si cercò di estrarre da tutto ciò, da tutto questo lavoro, un percorso abbastanza semplice e non troppo lungo che vedesse impegnati i genitori. Quindi la prima fase del lavoro fu proprio fatta nelle scuole. Ci vedevamo con i genitori nelle scuole di pomeriggio, e quando appunto i bambini erano ancora impegnati nelle attività con le loro insegnanti. Poi gli attori cambiarono un po', proprio perché l'Ufficio Pio si interessò a questo progetto, come ci ha ricordato appunto Claudia Arcobascio, e decise di assumerlo, di prenderlo per quelle famiglie in difficoltà che avevano bambini piccoli, proprio perché i genitori potessero in qualche modo confrontarsi. Erano genitori più fragili, erano genitori stranieri, genitori che avevano culture di base diverse, e quindi il confronto tra loro, come si diceva anche prima, non sempre è stato semplicissimo. Però l'esperienza è stata veramente molto ricca, perché inizialmente noi come equipe eravamo anche un po' preoccupati sul fatto che queste famiglie venissero agli incontri un po' spinte dall'Ufficio Pio, su proposta dell'Ufficio Pio, e invece devo dire che queste persone sono state estremamente disponibili a mettersi in gioco, sono state molto arricchenti anche nei nostri confronti, perché ci hanno fornito una serie di indicazioni sul loro modo di essere genitori, sulle loro difficoltà, sull'essere genitori in un paese straniero, che significa magari sentirsi spesso giudicati, non sapere come affrontare delle situazioni. Sentivamo prima la signora egiziana che diceva: se mio figlio piange quando siamo in Egitto, io lo lascio piangere perché è normale, qui mi sento in imbarazzo. Ecco, allora affrontare questi
questi aspetti, queste diversità, anche per noi è stato effettivamente molto interessante. Mettere a confronto delle persone che provengono da situazioni diverse ha significato anche per noi doverci, come dire, preparare, e in questo abbiamo avuto un grosso supporto, ad esempio, dalle mediatrici, perché ci hanno spiegato quale poteva essere lo stato d'animo, appunto, delle persone che incontravamo e che, come loro, erano stranieri in Italia. Quindi in un primo momento, dicevamo, c'è stato un orientamento verso le famiglie italiane, poi invece questo orientamento si è spostato man mano verso le famiglie straniere. L'ultima tappa è stata poi ovviamente quella di, in questo ultimo anno, dover incontrare le persone non, diciamo, in presenza, ma attraverso questo strumento che per fortuna anche loro sanno usare molto bene, e quindi mediato dal computer, dal cellulare, eccetera. E anche lì la nostra preoccupazione non è stata poca all'inizio, perché ci chiedevamo in che modo far partecipare le persone, visto che questi non sono incontri nei quali si fa una lezione, ma sono incontri in cui si mettono a confronto delle idee, delle situazioni, delle modalità di vita. Quindi ci chiedevamo come questo sarebbe stato possibile. Ancora una volta noi dobbiamo dire che le persone sono più ricche, più generose di quanto noi in genere ci aspettiamo, e riescono a mettersi in gioco comunque, e le domande, la partecipazione, la curiosità, devo dire che non è calata con questa modalità, ma è rimasta abbastanza viva. Questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che in ogni situazione ci si riesce ad adattare, si fa in modo di poter, come dire, prendere il meglio da quello che ci viene. Quindi noi continuiamo a sperimentare, e diciamo, in qualunque situazione, credo che ormai tutta l'equipe sia abbastanza rodata e per essere flessibile e per potersi adattare alle situazioni che verranno. Passerei la parola ad Anna per la metodologia. Grazie. Grazie, grazie Rosa, grazie a tutti. Io sono Anna Maria Scagnetti e sono una psicologa. Vi parlerò brevemente del coordinamento, del ruolo dell'equipe e dell'evoluzione del monitoraggio di questo progetto, o meglio di tutto questo processo che ha avuto l'obiettivo della partecipazione come approccio di lavoro e ha affrontato la grande sfida della complessità di una coprogettazione sempre permeabile, a volte con difficoltà, alle tante sollecitazioni che sono arrivate da tutti i protagonisti. Inizialmente tra le istituzioni, appunto, come si diceva prima, sia quelle pubbliche e private, ma anche del terzo settore, le associazioni. C'è stato un continuo confronto, uno scambio, un raccordo, con suggerimenti preziosi sulle diverse specificità delle famiglie coinvolte. Si può dire che in un certo senso c'è stato un primo trasferimento di fiducia, di aggancio nel partecipare a questi incontri che per qualche genitore erano qualcosa di disconosciuto o quasi. Un altro protagonismo è quello dell'equipe operativa, come accennava anche Rosa, un'equipe multidisciplinare ma anche multiculturale, che è stata coinvolta in continue riunioni per mettere in evidenza e discutere insieme su punti di forza, ma anche criticità del progetto, che hanno portato a riprogettare alcune azioni, annualità dopo annualità. Per esempio, noi siamo partiti nel primissimo anno senza il coinvolgimento delle mediatrici, e poi ovviamente cammin facendo
dicendo, le abbiamo inserite in ogni ciclo di incontri. Abbiamo sempre voluto privilegiare un'alternanza di sguardo interno ed esterno sul lavoro che veniva fatto e inizialmente abbiamo affiancato un'osservazione esterna degli incontri, ma in seguito abbiamo favorito maggiormente la riflessività e la circolarità delle idee all'interno dell'equipe allargata, e questo ha permesso una crescita e anche un consolidamento dell'equipe che ha portato oggi anche a diffondere questo toolkit. Un aspetto importante è stato quello di far ricorso anche alla supervisione antropologica quando abbiamo iniziato a incontrare molte famiglie che venivano da culture diverse. Ed a proposito di famiglie e il loro protagonismo, abbiamo chiesto a loro, dopo la partecipazione agli incontri, attraverso delle interviste a distanza di tempo, di cui avete ascoltato nel video iniziale alcuni passaggi, la loro esperienza rispetto alla nostra proposta, ai nostri incontri, rispetto al loro modo di essere genitori e agli eventuali cambiamenti messi in atto. Questo è andato di pari passo con l'esigenza di valutare l'impatto del progetto e pertanto abbiamo costruito una traccia di intervista semistrutturata che toccasse attraverso le domande tutti gli obiettivi posti dal progetto. Abbiamo riscontrato man mano che il contesto dell'intervista, sempre in presenza anche delle mediatrici, è diventato un contesto meno formale e si è andati più verso un momento di narrazione sulla genitorialità. Perché tutto questo? Tutto questo ha avuto lo scopo di rispondere al meglio ai bisogni specifici delle famiglie migranti, avendo come focus i bambini e il loro benessere. Siamo sempre riuscite, lo dico perché siamo un'equipe al femminile e spesso abbiamo incontrato le mamme, siamo riuscite a porre sempre un'attenzione particolare alle loro esigenze, riconoscendo, come si diceva anche prima, la specificità dell'esperienza delle mamme migranti che affrontano sfide come diventare madri lontani dalla propria famiglia, dalla propria cultura, affrontano il crescere i figli in assenza magari di comadri, in situazioni di solitudine, di difficoltà ad esprimere le proprie preoccupazioni. Ma abbiamo incontrato anche donne coraggiose, con grande forza, che a volte erano affaticate nella quotidianità. Tutto questo riprogettare, adattarsi alle loro esigenze è stato proprio per facilitare il più possibile la partecipazione agli incontri e agli altri momenti di intervista oppure di aggregazione. Nel concreto, e concludo, abbiamo prestato attenzione e cura nella scelta degli orari degli incontri, nella scelta del periodo migliore dell'anno in cui proporli. Abbiamo scelto i luoghi il più possibile vicino a casa loro. Ormai siamo su Zoom e anche lì abbiamo scelto lo strumento più facile. Abbiamo posto attenzione a un primo contatto di introduzione, di spiegazione di questo progetto. Adesso online facciamo anche la prova tecnica. Abbiamo dato, come si diceva prima, la possibilità di partecipare insieme ai propri figli e al preziosissimo coinvolgimento delle mediatrici, sottolineando così una pluralità culturale e una pluralità di voci. Grazie. Grazie, grazie mille. Passerei al prossimo punto, non da soli, un cammino insieme. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Antonella Ermacora e con me ci sono Anan e Jane, che poi si presenteranno dopo. Facciamo una presentazione a più voci, anche noi. Io sono una pedagogista, faccio parte di Eclettica, che è un istituto di formazione e di ricerca che si occupa proprio di promozione del benessere. In modo particolare io mi occupo proprio della formazione della sezione proprio sostegno alla genitorialità.
Allora, come Patrizia ha descritto il nostro titolo, non da soli un cammino insieme, come l'avrete capito già dalle mie colleghe che hanno presentato la prima parte, è stato un cammino vero e proprio, un cammino che ci ha messo sempre davanti a delle sfide, a dei cambiamenti, tant'è che quando è stato detto a me, Jane e Nan, ma perché voi non parlate del metodo, di quello che è, insomma, ci sono delle caratteristiche di questo percorso? Bello, noi ci siamo guardati e abbiamo detto metodo o metodi, perché nel frattempo l'entrare in contatto con le famiglie multietniche ci ha messo sempre davanti a dei cambiamenti continui, quindi oggi possiamo dire che ci sono tanti metodi, tanti approcci su cui basiamo questa esperienza. La prima l'avete sentita già dalle mie colleghe, è proprio quello di partire dalle famiglie, dalle loro esigenze concrete, utilizzando un approccio interattivo e partecipato. La prima cosa che le famiglie ci dicevano, anche un po' alla fine dei primi incontri, è: caspita, mi sarei aspettato oggi una lezione frontale, qualcuno che mi raccontava qualcosa. E invece così non era, nel senso che, e non è ancora oggi, perché partiamo dal coinvolgimento in prima persona, quindi questo significa anche mettere in atto tutta una serie di azioni, di attività che consentano alle persone di sentirsi a proprio agio per potersi raccontare. E poi partiamo dal presupposto che la valorizzazione di tutti gli stili educativi. Ecco, questo è stato forse uno dei punti che anche come equip ci ha messo di fronte a una scelta, no? Raccontare, diciamo così, degli stili educativi piuttosto che dei contenuti più fissi, oppure volevamo andare proprio incontro all'essere fluidi, all'approccio, all'ascolto, e quindi di qui invece abbiamo proprio scelto il valorizzare le famiglie e la genitorialità in senso positivo, quello che si diceva prima. Ma intanto come mai queste famiglie sono venute da noi così serene, direi, perché abbiamo incontrato veramente tante famiglie che ci hanno aperto i loro racconti, le loro esperienze, i loro dubbi, le loro paure. Intanto una cosa che ci ha veramente agevolato era la possibilità di portare con sé i bambini, bambini di diverse età, e quindi di avere anche la possibilità poi di avere uno spazio in qualità di genitori sereno, tranquillo, dove al centro ci fossero loro, perché i bambini parallelamente in un'altra stanza erano, in altre stanze erano accuditi e intrattenuti da delle educatrici. Quindi questo è stato uno degli elementi che ci ha consentito di vedere genitori rilassati nel riuscire a raccontare certe cose, proprio perché potevano avere la tranquillità che i propri bambini fossero, c'era qualcuno che si prendeva cura di loro. E dall'altro questo permetteva anche a volte, soprattutto quando i bambini più piccoli rimanevano a giocare nell'aula dove si faceva gli incontri, invece anche avere momenti di osservazione, no? Insieme, si potevano fare dei rimandi proprio perché il bambino era con noi. L'altro aspetto che ci tenevamo a sottolineare era la costruzione dei gruppi di genitori. Come ha detto Rosa prima, la maggior parte dei gruppi era misto, quindi le culture che ne facevano parte erano di diverse, di paesi di origini diversi. Poi abbiamo anche capito che laddove i partecipanti non parlino bene l'italiano, bisognava concentrarli nello stesso gruppo, e di qui proprio è venuta proprio l'esperienza di una mediazione ancora più profonda, che poi avremo modo di raccontarvi. Rispetto ai metodi che abbiamo messo in atto, possiamo dire che, come si diceva, come accennavo prima, non ci sono lezioni frontali, è un metodo partecipato che comincia utilizzando qualsiasi tipo di tecnica partecipata, quindi dal role playing, dai lavori in piccolo gruppo, ma con l'utilizzo delle letture, delle immagini, dei video, proprio per dare a tutti la possibilità di entrare in una comunicazione circolare, valorizzando gli stessi partecipanti con uno scambio tra pari, dando la possibilità a tutti, anche tra mamme o tra papà, di potersi dire le proprie esperienze, di potersi anche riconoscere nell'esperienza dell'altro. Una parte di lavoro che facciamo è quello di creare all'inizio soprattutto un buon clima di gruppo, quindi attraverso appunto anche delle attività, la conoscenza dei partecipanti e dell'equipe. Questo abbiamo visto che è stato fondamentale per riuscire a creare quel rapporto di fiducia, no? Di creare anche delle connessioni tra noi,
che insomma arriviamo anche in tre o quattro all'interno dello stesso incontro, e le famiglie. E questo ha agevolato tantissimo, tant'è che spesso alla fine del percorso alcuni genitori poi chiedono di avere la possibilità di chiacchierare di una cosa personale, piuttosto che siamo riusciti in alcuni casi a agganciare, diciamo così, alcune famiglie su alcuni bisogni che non avevano mai manifestato in altra sede. E quindi questo ci ha permesso, questa modalità ci ha permesso sicuramente un aggancio con le famiglie diverso. Altra cosa che abbiamo provato a fare ogni tanto, e che anche su questo anche le interviste ogni tanto ci hanno dato un po' di feedback positivo, è stato quello di proporre anche delle attività stimolo che il genitore poteva fare a casa col proprio bambino, coi propri bambini, per sperimentare in famiglia alcune delle suggestioni che gli vari incontri proponevano. E questa è stata un'altra cosa che ha dato appunto adito un po' a una continuità educativa che poteva essere trasferita anche nel proprio contesto familiare. Insomma, per gestire questa complessità di percorso, che penso che ormai sia abbastanza chiaro a tutti, è stato costituito questo gruppo di lavoro, come si diceva prima, composto da professionisti e specializzazioni molto diverse, quindi pedagogisti, psicologi, medici, mediatori, educatori, ma come potete ben immaginare questa è sicuramente una grande ricchezza, e noi oggi siamo contentissime quando i genitori nelle interviste proprio con Anna Maria dicono che sembriamo un tutt'uno, no? Non si capiscono neanche più le singole competenze, ci si sente un po' parte di un gruppo proprio come famiglia, quindi questo ci fa pensare che abbiamo veramente negli anni siamo riusciti a superare anche alcune nostre caratteristiche professionali, ma dall'altro ovviamente ha rappresentato anche grandi momenti di fatica e di condivisione continua, perché prima si parlava delle riunioni di equip, ma sono stati molti anche i momenti di costituzione di sottogruppi di lavoro, quindi gli esperti che si trovano per limare e per entrare più in sintonia rispetto ai contenuti, le facilitatrici per i metodi, i mediatori per il confronto continuo. E quindi questo per dire un po' che dietro a tutto questo percorso c'è un lavoro che va anche, non so come dire, a cascata sui vari ruoli. Ovviamente quello che sottolineerei, quello che diceva Anna Maria, la supervisione dello sguardo antropologico per tutta l'equipe è stato un valore aggiunto, devo dire sicuramente all'inizio, ma lo è diventato appunto strada facendo, perché ci ha permesso proprio di ripensare a dei contenuti e dei metodi, di ritararli anche proprio andando avanti anche in base alle culture che noi incontravamo. Detto questo, visto che appunto i minuti scorrono, proviamo insieme a vedere un po' i ruoli di questa equipe. Allora, da un lato ci sono i facilitatori, le facilitatrici, perché come abbiamo detto prima siamo un'equipe tutta al femminile, e quindi qua c'è da farci qualche domanda, ma detto questo il ruolo del facilitatore è assolutamente fondamentale, perché come dice la parola stessa facilita la partecipazione dei genitori, ma per facilitare intendiamo proprio un accompagnamento delle famiglie dal momento della costituzione del gruppo a questioni logistiche, l'avere la possibilità di confrontarsi col facilitatore per avere indicazioni per come raggiungere il posto dove ci si vedeva, l'avere il recall degli incontri, degli orari, fino, come vi dicevo prima, proprio a facilitare i momenti di incontro, perché il facilitatore come il mediatore sono gli unici che rimangono costanti all'interno del percorso, quindi sono le figure che fanno un po' da fil rouge rispetto a tutti gli incontri, quindi fanno da legame. E inoltre hanno un grandissimo valore per gli esperti, perché hanno la possibilità di raccogliere anche delle situazioni che emergono tra un incontro e l'altro, e quindi l'esperto può avere delle maggiori informazioni per riuscire a essere più incisivo. Direi ovviamente li abbiamo messi in fila, ma sono assolutamente tutti ruoli alla pari, ci sono le mediatrici, che si tratta di coloro che tanto spesso uno dice ma traducono, noi diciamo no, contestualizzano. Fanno veramente tantissimo i mediatori, perché hanno questa grandissima capacità tipica del loro ruolo ovviamente di adattare nella traduzione i contenuti per far sì che diventino proprio più efficaci. Veramente adesso passerò la parola appunto
a loro proprio perché vi raccontino quali sono magari alcune peculiarità del loro ruolo che per noi esperti è stato veramente fondamentale. Io ricordo tantissime volte in cui gli esperti raccontano magari degli esempi, ma i mediatori nella traduzione traducono anche un esempio situazioni ed esperienze molto legate alla cultura d'origine, e questo è sicuramente un valore aggiunto. Quindi io adesso passerei la parola ad Anan e poi a Jane e poi magari la riprendo ancora un paio di minuti. Grazie Antonella. Buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Anan, mediatrice culturale araba di origine marocchina. Sono contenta di essere qui oggi a condividere con voi la mia esperienza come mediatrice con le famiglie all'interno di questo progetto. Mi viene adesso in mente, visto quando ha parlato Antonella, come mi sono vista come esempio positivo negli occhi delle varie mamme, una cosa che ho percepito attraverso le loro domande, ma dove hai fatto il corso di mediazione, come hai fatto a diventare mediatrice, come hai fatto a imparare l'italiano, e allo stesso tempo le loro domande mi facevano tornare indietro di tanti anni, di quasi 10 anni, perché ho deciso di fare la mediazione anch'io in un incontro che spiegava le differenze tra la struttura della scuola italiana e quella marocchina. In quel giorno avevo deciso di fare questo mestiere, perché mestiere tra l'altro che non avrei mai immaginato nel mio paese di origine, partendo da una formazione giuridica che fra l'altro non esiste di là, perché non è un paese ricco, quindi non c'è tanta immigrazione e non c'è bisogno, insomma, il mercato non dà la possibilità di fare questo tipo di lavoro. Un lavoro comunque che ho in un altro modo delle difficoltà, ho visto nei loro occhi la mia riuscita, ma anche le difficoltà che ho riscontrato nel mio percorso. Vorrei parlare anche di come abbiamo scoperto tutti quanti, sia esperte che anche le famiglie, quanto questi due mondi sono vicini, anche se sembrano molto diversi nella forma, ma molto simili nella sostanza. Vorrei parlare anche del fatto che io personalmente ho adattato qualche volta tanti esempi, e abbiamo dovuto anche adattare il linguaggio, perché la scelta del linguaggio utilizzato durante gli incontri non è semplice. Uno dice è arabo sì, ma i paesi arabi hanno diversi dialetti, e quindi magari l'arabo classico unisce tutti i paesi, ma l'arabo o la lingua parlata è diversa da un paese all'altro. Quindi la scelta del linguaggio parte da un'analisi profonda fatta durante le riunioni di KIP e anche nel momento pre-incontro, in quel momento di accoglienza informale del gruppo e della presentazione dei vari partecipanti. Lì si cerca di analizzare e vedere dove ci sono le maggiori difficoltà di comprensione della lingua italiana e si sceglie di usare il linguaggio delle persone che hanno maggiore difficoltà. Tante volte ho dovuto scegliere di tradurre i concetti, di farli avvicinare di più in una lingua araba bianca, che è un miscuglio fra l'arabo orale, verbale, dialetto e la lingua araba classica. Altre volte invece si è scelto di fare la traduzione doppia in due dialetti diversi, perché i concetti erano assai difficili, soprattutto quando si parla di emozioni, visto che nella cultura araba non si parla molto di emozioni, quindi erano concetti difficili e c'era bisogno di spiegarli e di avvicinarli di più in doppia traduzione, spesso in arabo marocchino e arabo egiziano. Andrei a parlare di questi di vari aspetti e magari il tempo stringe, e passerei la parola alla mia collega Jane, così può parlare anche lei di altri aspetti. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Jane Amogo, da Nigeria, e lavoro come mediatrice. E sono contenta anche oggi di essere qui. Io parlerò di
Il ruolo di mediazione è una cosa molto fondamentale per il nostro progetto. Prima di tutto, dare la figura, la confidenza alle mamme vedendo una figura della stessa cultura. Alcune mamme, prima di cominciare questi progetti, il laboratorio, loro chiedono perché siamo qui, che serve questo laboratorio, e diversi altri curiosità oppure paura. Allora, questa domanda viene perché vogliono assicurarsi di essere in un posto sicuro. Chi non ha idea chiara, una volta introduciamo il laboratorio, si sentono il loro agio di condividere la loro esperienza. Ma questa varia tra persona a persona. Durante il laboratorio, le mamme hanno tante da chiedere, da raccontare, da imparare condividendo l'idea con gli altri. Ma la difficoltà di esprimersi in lingua italiana, ecco dove entra il ruolo di mediazione, come dicevamo. Ma la parte più bella del nostro laboratorio è durante l'intervista, quando loro tornano di nuovo a darci il feedback di tutto quello che hanno imparato tutti questi momenti. È una cosa più bella, perché loro ti fanno sapere, capire quanto servono, quanto utile questi laboratori, quanto ha servito loro nella loro famiglia, come riescono a questo momento a gestire emozioni, capricci di loro figli, sia a casa che fuori casa, come riescono a, a capire l'importanza di giocare insieme con loro figli, dare loro più tempo. Anche quando non c'è soldi di comprare i giocatori, si riescono a costruire qualche cosa che usano come giocatori e giocano insieme. Hanno capito anche l'importanza di parlare con calma con i loro figli, capire la differenza di reazione dei figli nel tono di voce. Una mamma che ci ha raccontato una volta che arrivo dopo questo incontro che è venuto per il nostro laboratorio, sono arrivata a casa, ha lottato cercando di lavorare su se stessi, ha imparato di cambiare il suo tono di voce. Allora ha deciso di non sgridare più ai figli. Un giorno i figli sono arrivati: mamma, ma tu non arrabbia più? Perché hanno visto questi cambiamenti in loro mamma. La mamma con sorriso ha detto: no, sì, figli miei, che non arrabbia più. Allora, queste sono le cose che lei ci ha portato durante l'intervista. C'è anche un'altra che ci ha raccontato quanta vergogna che trovava quando la figlia faceva capricci fuori casa, come le gente la guardava male, che buttavano la parola. Allora, lei, dopo questo incontro, ha imparato proprio come gestire queste emozioni, questi capricci, capendo, tenendo conto che i figli crescono e cambiano anche. Allora, queste sono le cose che le mamme ci portano, e quando arrivano durante la vista ci danno proprio questi aria di capire l'importanza di questi incontri. Anche tanti hanno imparato di giocare insieme, anche trovare altri posti dove possono incontrare altre mamme, altri bambini, a giocare insieme, fanno amicizia con gli altri. Anche alcuni, tramite i nostri laboratori, sono riusciti anche a attivarsi con altri servizi come scuola di lingue italiane, corso di taglio e cucito. Questi anche altre cose che non possiamo dire tutto qui perché il tempo stringe. A questo momento ti ringrazio tanto e passo la parola ad Antonella. Grazie, come avrete sentito il lavoro delle mediatrici diventa fondamentale in tutti i passaggi e noi oggi spesso diciamo che su tanti contenuti sono diventate esperte e quasi, no? Come chi porta i contenuti in aula, proprio perché dopo tanti anni di
collaborazione effettivamente ci rendiamo conto che basta guardarci per riuscire a capirci. Vi dico proprio solo più ultime due paroline sugli altri due ruoli estremamente importanti dell'equipe, che sono ovviamente legato alle esperte, ma su questo non mi soffermo perché chi dopo di me racconterà meglio come trattiamo i contenuti. Come dicevamo prima, siamo esperte che hanno anche tagli differenti, ma l'intento dei nostri incontri è quello di trasmettere alle famiglie la possibilità di vedere le cose in modo diverso, cioè ci piace portare questo messaggio che non c'è solo un modo di essere genitori, non esiste un'unica soluzione, la soluzione giusta può variare in base al tempo, in base al contesto, in base ai figli, se se ne ha uno, se se ne hanno tanti, e quindi cercare un po' di portare lo sguardo un po' oltre, un po' come se volessimo chiedere a queste famiglie tutte insieme, proprio in un'ottica di scambio, di provare a mettere ogni tanto degli occhiali diversi per vedere un po' qual è il nostro contesto educativo. L'ultima cosa che mi viene da dire rispetto alle esperte è che si crea questo rapporto di fiducia con le famiglie grazie sicuramente al ruolo dei facilitatori e dei mediatori, tant'è che a volte alla fine degli incontri ci sono famiglie che chiedono di poter essere diciamo così ascoltati personalmente rispetto magari a un'esperienza che non si sentono di portare in gruppo, e questo ci ha consentito negli anni di riuscire proprio anche a supportare delle famiglie in qualche percorso familiare piuttosto che a indirizzarli verso altri tipi di servizi. Ultime ma non ultime sono assolutamente le educatrici che si occupano dei bambini durante gli incontri, intrattenendole con varie proposte, e io direi anche proposte a volte in linea con i temi che trattiamo con i genitori, quindi appunto temi legati magari alle emozioni, all'ascolto, quindi c'è un po' come se nelle varie stanze in cui siamo ci fosse una connessione di contenuti e energetica. E poi non dirò molto di più perché questo ruolo poi nel tempo è molto cambiato, tant'è che ha assunto una valenza completamente anche diversa nell'online, ma questo ve lo racconteranno poi le mie colleghe. Grazie a tutti e passiamo alla prossima presentazione. Grazie, solo un'informazione, mi segnalano che ci sono delle mani alzate di persone che vorrebbero intervenire, abbiamo dedicato uno spazio per rispondere alle vostre domande nella seconda parte del webinar, quindi vi prego di segnarle nella chat e risponderemo più tardi. Passo adesso la parola al prossimo intervento, noi e i nostri figli, un ponte tra fatiche e risorse. Buongiorno a tutti, io sono Prottima Agostini, sono una pedagogista, collaboro con Eclettica e oggi appunto sono qui insieme a Chiara, con la quale affrontiamo questo focus sui temi che abbiamo scelto negli anni man mano di affrontare. Lascio che si presenti anche Chiara perché ci aggiorneremo in questo intervento. Buongiorno a tutti, sono Chiara Puleo. Lavoro per Cooperativa Liberi Tutti e mi occupo dei bimbi e delle famiglie, bimbi in fascia 0-6, di sostegno alla genitorialità, di accompagnamento in percorsi come quello che ho avuto modo di fare con questo staff, e in questo progetto ho ricoperto il ruolo all'inizio di educatrice ma successivamente di facilitatrice. Vai pure Prottima. Grazie. Allora, partirei proprio dal titolo, noi e i nostri figli, un ponte tra fatiche e risorse. Abbiamo messo questa parola, fatiche, che è una parola particolare, però ci tenevamo a sottolineare, a metterle proprio vicine, fatiche e risorse, perché è il centro un po' dei nostri incontri, perché vogliamo proprio creare un ponte tra quelle che sono fatiche che riguardano tutti, l'essere genitori, accomuna da questo punto di vista, stare in ascolto dei nostri figli, comprendere i loro bisogni, saperli interpretare, codificare e restituire un feedback contingente, un feedback che permetta di capirsi e di comprendersi a vicenda, non è qualcosa che riguarda soltanto alcune famiglie, riguarda tutti e la difficoltà riguarda davvero tutti. E durante gli incontri sovente ci siamo trovati anche proprio come equip, per il motivo che diceva prima Antonella, per sentirci più vicini, per creare un clima di gruppo, anche a portare esempi che partivano dalle nostre esperienze, no? E quindi dire che anche noi
a volte facciamo fatica. In questo appunto il poter mettere insieme le fatiche con le risorse, che sono risorse che tutti abbiamo, che possiamo mettere in campo, scongelare e ritrovare, soprattutto grazie al confronto, è qualcosa di molto importante, per cui ci tenevo appunto a sottolineare perché ponte tra fatica e risorse. Allora, le famiglie che abbiamo incontrato, come dice questo titolo, portavano sicuramente delle difficoltà, però gli incontri avevano come obiettivo quello di valorizzare in primis le loro competenze, quello che loro sapevano fare e che spesso non riconoscevano come punto di forza. Quindi veniva dato spazio anche quando avevano piacere di condividerlo, un tempo per le loro storie, le loro abitudini, capire un po' come si comportavano con i loro bimbi, e anche chi era più silenzioso comunque raccontava qualcosa di sé attraverso appunto come si sedeva, come si comportava, cioè se aveva i bambini piccolini in braccio era immediato. E negli incontri appunto è stato molto importante per noi dare valore in primis a quello che loro già sapevano fare, quindi non tanto valorizzare la fatica che c'era ed era evidente, ma quello che portavano come punto di forza. Oltretutto spessissimo loro pensavano che queste difficoltà fossero un po' associate solo alla loro situazione, solo alla loro provenienza. In realtà le difficoltà che abbiamo visto accomunano mamme e papà di tutte le etnie, tutte le provenienze. Quindi quest'altro aspetto nel dire non siete le sole, avevamo principalmente mamme, ma non siete le sole ad avere queste difficoltà, ma ci sono anche tante mamme italiane che riscontrano gli stessi problemi, permetteva di creare subito un momento di azzeramento, nel senso che quindi non siamo delle mamme che non sono capaci, quindi siamo in grado anche di portare appunto degli aspetti positivi. E questo è stato un po' l'inizio con cui si conoscevano questi gruppi. Prego, Protima. Passiamo ai temi che affrontiamo. Negli anni questi temi sono stati analizzati, abbiamo riflettuto tanto in equipe su quali fossero proprio gli argomenti da portare. E ci siamo detti che alla fine ci sono alcuni aspetti, alcuni temi, alcuni aspetti dell'essere genitore che sicuramente sono di interesse comune, e tra questi abbiamo messo sicuramente l'alimentazione, l'ascolto, i capricci, i no, le regole, la socializzazione. Però poi nel tempo ci siamo anche detti che ci sono degli affondi, ci sono dei temi che poi sono dei sottotemi che stanno dentro questi, e che non potevamo lasciarli indietro. Per cui la grande sfida è stata proprio quella di ciascuno, come diceva Antonella, un po' col suo stile, perché chiaramente siamo formatrici e conduttrici che vengono da storie professionali e formative diverse, però di cercare veramente di accogliere tutto quello, o almeno tutto è un parolone, però quello che si riusciva a far emergere dal gruppo. E quindi siamo partiti da questi temi che man mano si dipanano negli incontri, però tenendo sempre una luce accesa sul fatto che forse in alcuni momenti dovevamo ricalibrarci, dovevamo riassestare un po' il tiro. Siamo partiti riflettendoci anche qui a lungo, come diciamo ultima impostazione, dall'alimentazione nel primo tema, perché ci siamo detti che è un tema che riguarda un po' tutti, no? Che anche gli altri riguardano tutti, però sull'alimentazione è un tema confortevole, insomma, è un tema su cui ci si apre un po' più facilmente. Il cibo, lo sappiamo, è qualcosa che accomuna le persone, che le avvicina. E quindi ci siamo detti che forse in un gruppo dove non ci si conosce e dove le mamme arrivano da luoghi diversi, quindi non sono gruppi precostituiti, non è facile ai primi incontri parlare già di temi che riguardano anche molto l'adeguatezza, no? Cioè qualcuno comincia poi a pensare, magari sono io che non so gestire questo capriccio, sono io che sbaglio nella risposta, sono io che non la so leggere. Cose che poi, come abbiamo detto prima, non è così, siamo tutti con delle risorse, delle fatiche, e tutti possiamo essere in grado di migliorarci, di assestarci meglio rispetto ai nostri
le nostre capacità di ascolto, però sull'alimentazione abbiamo visto che era una comfort zone da cui si poteva iniziare forse più facilmente. Chiara? Allora, sì, l'alimentazione era un tema talmente caldo, talmente accogliente, che vedevamo che permetteva davvero a tutti i genitori di trovare in qualche modo una modalità per agganciarsi. Era difficile che nessun genitore proprio sentisse il bisogno di condividere quella ricetta, quella strategia, quella soluzione che aveva trovato finalmente per superare un problema con il proprio bimbo o con la propria bimba. Il tema dell'alimentazione in realtà era fondamentale anche perché dà esempi molto concreti, come il sedersi a tavola insieme, la difficoltà di far mangiare la frutta e la verdura, oppure andando un po' a mettere l'accento su quali erano le abitudini che avevano a tavola, quello diventava un ponte perfetto per i temi successivi. Quindi per tutti quei temi legati più alla relazione, all'emozione, al capriccio, c'era un cambio di esperto, quindi io da facilitatore facevo proprio questo ponte da Rosa D'Ambrosio, che parlava di alimentazione, passavo poi a un'altra collega, e la possibilità di partire da esempi appunto legati alla tavola, dove la relazione era evidente e dove le dinamiche erano leggibili per tutti, perché poi appunto la difficoltà era sempre che avevamo davanti donne, a volte papà, provenienti anche da paesi diversi, che parlavano lingue diverse, quindi poteva capitare che in un gruppo principalmente di donne nigeriane ci fossero anche delle donne che parlavano una lingua diversa, quindi il cibo comunque permetteva questo accesso emotivo molto molto forte e dava un ottimo avvio al percorso. Prego, Protima. Nel tempo abbiamo deciso poi di aggiungere anche un terzo incontro sulle dinamiche relazionali. Inizialmente erano due gli incontri dedicati a ascolto, emozioni, capricci, relazione, no, limiti, regole. Come già mi avete sentita nell'elenco, sono tantissimi temi e non è facile affrontarli in poche volte. Abbiamo deciso appunto di aggiungere un terzo incontro per poterli affrontare con più calma, e anche perché nel momento in cui le persone iniziavano a conoscerci, iniziavano anche un po' ad aprirsi, a fidarsi maggiormente, anche a dirci le difficoltà che affrontavano in modo molto personale, sono venute fuori domande difficili, domande faticose anche da porre in un gruppo, e questo per noi ha voluto dire che insomma eravamo riusciti davvero ad avvicinarci alle famiglie. Dare un terzo incontro ha facilitato la possibilità appunto di aprirsi maggiormente, di affrontare in maniera più specifica e anche un po' più personale, anche perché i gruppi sono poco numerosi, per cui c'è la possibilità anche di affrontare questi pezzi più individuali, e ovviamente, come diceva Antonella, se poi si necessita insomma un approfondimento davvero individuale è un'altra sede, però il fatto di poter portare in gruppo anche dei focus più specifici ha necessitato appunto di avere un pochino più di tempo. Sì, il fattore tempo in questi percorsi di sostegno alla genitorialità è sempre un fattore determinante. Noi abbiamo fatto dei percorsi relativamente brevi, è vero, però l'aggiunta proprio di questo incontro in più permetteva alle signore che incontravamo, ai papà che incontravamo, di sentirsi un po' più a loro agio e di potersi permettere, io ho proprio la sensazione che loro a volte si permettevano di fare delle domande dove avevano paura sì di essere giudicati, ma ormai eravamo arrivati a un livello in cui si erano resi conto che il contesto era sano, il contesto era protetto, si era creata una relazione di fiducia tra la mediatrice, tra la facilitatrice, l'esperto, l'educatore. Le famiglie avevamo la sensazione che proprio percepissero che potevano rilassarsi e potevano davvero esporre quali erano quei nodi che non riuscivano a sciogliere, perché poi appunto ricordo che fin dall'inizio comunque i genitori portavano esempi molto concreti, e a partire dai loro esempi concreti
anche gli altri genitori a fianco, che magari non si sbilanciavano, comunque prendevano poi la parola o comunque annuivano, si riconoscevano nelle testimonianze. Quindi il mettere un incontro in più, il rispettare il tempo di tutti nel sentirsi a proprio agio è stato sicuramente fondamentale. Quindi in questa tipologia di progetti questo aspetto è assolutamente un aspetto chiave da non tralasciare. Aggiungo il fatto che sembra banale, ma quando ci ripenso non lo è, i genitori intervenivano nella loro lingua madre spesso, e quindi questo rendeva davvero molto molto viva la partecipazione e c'era un livello di presenza forte che ha dato modo appunto di vedere degli scambi molto interessanti che ci hanno poi permesso anche man mano sempre di riprogettare, perché questa è stata un po' anche una caratteristica di questa equip. Prego, Protima. Un'altra cosa importante è il fatto che tutti questi incontri sono legati in realtà da un unico viaggio che compiamo insieme a ciascun gruppo. Il focus è sempre il benessere sia dei genitori, sia dei bimbi, sia proprio del benessere nella loro relazione. Per cui è capitato anche di cambiare molto gli incontri da un gruppo all'altro, nel senso che i genitori ci portavano dei temi e anche delle specifiche su questi temi che cambiavano anche tantissimo. Il confronto con l'equipe è stato fondamentale, perché parlare di questi temi in un unico modo è praticamente impossibile. Se vogliamo partire da quello che il gruppo ci porta e quindi dare veramente valore a quello che per i partecipanti è importante, come diceva Antonella, non può essere una lezione frontale, deve essere un incontro che si svolgono anche ricalibrandosi continuamente. In questo il ruolo delle facilitatrici è stato davvero fondamentale per ricalibrare di volta in volta. Sì, la creazione di un ponte era importante. Io spesso usavo la metafora del pullman che partiva all'inizio, dove tutte le partecipanti salivano, questo pullman faceva un viaggio, dove a questo viaggio ogni volta sarebbero salite delle figure professionali diverse, una dottoressa che ci avrebbe parlato di alimentazione e altre dottoresse che invece sarebbero andate un po' ad aiutarci a riflettere su il motivo per cui i bimbi fanno i capricci, il motivo per cui piangono e si sdraiano per terra e sembrano inconsolabili. Quindi il lavoro di ponte stava proprio anche nel fatto che poteva esserci un gruppo molto molto attivo che andava che tirava fuori tantissime domande, quindi bisognava cercare di riorganizzare velocemente anche l'incontro per la volta successiva. C'erano gruppi in cui invece magari c'erano dinamiche più evidenti che richiedevano del tempo appunto proprio ed esclusivamente su quell'aspetto lì, perché la richiesta del gruppo era quella e non si poteva ignorare. Questo è stato un altro aspetto proprio lampante di questo staff, la capacità di ascoltare le richieste che arrivavano, la capacità di mettersi in ascolto di quelle che erano le domande senza andare avanti con il proprio programma, ma mettendosi a disposizione. E aggiungo, non dando delle risposte confezionate, noi non davamo risposte confezionate, anzi erano quasi più le domande che lasciavamo ai genitori, ma proprio per aiutarli a riflettere, davamo delle strategie, facevamo delle proposte, questo sì, però insistevamo tantissimo che essendoci famiglie diverse, bimbi diversi, composizioni e soprattutto case anche diverse, perché l'aspetto casa è importantissimo, se si è in tanti, se si è in pochi, ci rendevamo conto che non potevano assolutamente esistere risposte che andavano bene per tutti, ma andava valorizzato proprio l'aspetto di ogni famiglia e l'ascolto soprattutto. Molti genitori hanno preso parola per raccontarci esperienze loro personali molto, molto forti,
che hanno lasciato un segno sicuramente in questa equip. Quindi sì, questa continua riprogrammazione è stata evidente ed è stata possibile perché questo staff è rimasto stabile e solido per tutti questi anni. Prego, Protima. L'ultimo punto era l'aggancio a quello che diceva Chiara adesso sulla quotidianità. Noi siamo sempre stati molto su temi che toccavano il quotidiano, su cui tutti i partecipanti avrebbero, potevano e hanno fatto, insomma, riflessioni, hanno posto domande, sono intervenuti, qualcuno magari in maniera più silenziosa, ma vedevamo che, insomma, era attento, era partecipe in un altro modo. Il toccare la quotidianità ha permesso di creare uno spazio che fosse davvero autentico, perché non c'erano argomenti su cui non ci fosse nulla da dire. Poi poteva essere una scelta quella di non intervenire, però erano temi che toccavano un po' tutti. Questo proprio perché questo spazio è stato inteso come uno spazio anche di relax, uno spazio di accoglienza, dove sentirsi assolutamente a proprio agio e non giudicati, e dove qualsiasi domanda, anche se stavamo trattando un altro tema, però c'era qualche collegamento, veniva in mente quel dubbio, doveva essere accolto. Sì, concludendo, la questione spesso era partire dagli esempi che portavano i bimbi, dai racconti che loro avevano, e un po' fare delle proposte su come in modo puntuale rispondere a quel caso che portavano. Dall'altra parte è stato fondamentale da parte dello staff aiutare questi genitori e orientarli su quelle che erano le opportunità del territorio, ovvero se io mamma mi ritrovo con 3-4 bimbi a casa e ho una casa piccola e con tutta la buona volontà che ci posso mettere faccio fatica ad applicare quello che mi state, i consigli che mi state dicendo, o ad adottare delle strategie nuove, dei riti nuovi, parlavamo tantissimo dei riti, mi viene difficile. Sicuramente parte del nostro lavoro era anche orientare le famiglie su quali erano le opportunità di spazi, di comunità e spazi per bimbi e genitori, dove trovare un po' dei momenti di benessere da vivere insieme al proprio bimbo. Su Torino abbiamo avuto la fortuna di collaborare con degli spazi per i bimbi, da Binaria a Spazio 06, alle case del quartiere, che hanno proprio quel ruolo lì, quello di essere accoglienti, di accogliere le famiglie, le persone e di mettersi a disposizione nuovamente con spazi magari adeguati e con figure professionali che potevano un po' anche accogliere questi bimbi e queste bimbe. Non aggiungo altro perché appunto il tempo è breve e ringrazio anche a nome di Protima per lo spazio. Grazie, grazie mille per il vostro intervento. Il prossimo obiettivo Zoom. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Calligaris, sono una psicoterapeuta e lavoro con minori e famiglie nelle istituzioni e anche nel privato. Dedichiamo quest'ultima sessione insieme alle mie colleghe SD e Sumia proprio ad introdurre giusto qualche punto per lasciare poi spazio alle domande, al dibattito su cosa è stato il passaggio del laboratorio dagli incontri in presenza agli incontri online. Riflettendo in equip è emerso che innanzitutto il punto di rottura non è stato il mezzo, ma è stato il contesto storico in cui abbiamo dovuto scegliere di utilizzare quel mezzo, vale a dire un contesto della pandemia in cui ciascuno di noi si confrontava proprio con una realtà sconosciuta e con un'incertezza radicale rispetto a quello che sarebbe stato l'imminente, proprio il programma, anche il più vicino nel tempo. Questa sensazione di incertezza direi che ci ha consentito in un primo tempo di fare delle riunioni di equipe in cui cercavamo degli stimoli diversi da portare alle famiglie, cercavamo in qualche modo di riprogettare, è stata usata più volte questa parola, di riprogettare il laboratorio proprio cercando, no, di cogliere quelle che potevano essere le necessità, le esigenze delle famiglie in quel periodo. Ci si diceva, ma in fondo proporre dei temi come l'ascolto, come le regole, sono un po' troppo strutturati.
Direi che però questo lavoro che abbiamo fatto ad aprile, eravamo quindi nella cosiddetta fase 1, in un momento veramente difficile, in realtà ecco perché questo intervento si intitola Obiettivo Zoom, perché ha messo a fuoco quello che è stato detto più volte oggi. Vale a dire che l'obiettivo del nostro laboratorio dalla prima edizione all'ultima, al di là dei partecipanti che potevano essere prima più italiani, poi con famiglie di diversa cultura, al di là del luogo in cui si è svolto e anche al di là del mezzo, è stato offrire, metterci all'ascolto. È proprio come se lo Zoom, giocando un po' sul doppio senso, avesse dettagliato questo obiettivo. Non era forse nemmeno così, come dire, soprattutto nelle prime fasi, così evidente. L'altro che secondo me ha messo a fuoco il cambio dello strumento è stato proprio il, come dire, il rovesciamento che tutta l'equipe ha cercato in tutte le edizioni, molto più, come dire, evidente nell'ultima, molto più evidente online rispetto al sapere. Cioè, ci trovavamo un po' tutti confrontati con un'incertezza, con un non sapere cosa fare. La stessa equipe si confrontava sul fatto che era molto complicato poter, come dire, offrire anche solo degli spunti a delle famiglie che vivevano una quotidianità stravolta nei ritmi, con degli spazi che noi non conoscevamo a priori quali potevano essere, nemmeno la composizione proprio dettagliata delle famiglie. Dunque questa mancanza, direi così, di sapere anche da parte dell'equipe ha di nuovo molto bene messo a fuoco quello che è stato l'approccio di tutto il gruppo di lavoro sin dall'inizio, favorire la produzione di conoscenze, di sapere nelle famiglie piuttosto che rovesciarle e dargliela già confezionata. Faccio un esempio fra tanti che mi ha colpito ed è un esempio che riguarda una signora che portava, come tante signore hanno portato, delle domande. Ecco, direi che questo è stato un punto, sarebbe interessante discutere, molto interessante, perché noi cercavamo davvero di non dare delle risposte preconfezionate, era molto complicato quando le domande erano dirette. Come faccio a evitare che mia figlia urli per strada? Come faccio a evitare che mia figlia veda la televisione fino alle 2 del mattino? Dunque lì si trattava di fare un lavoro concertato tra tutte le equipe per offrire, come dire, degli spunti che consentissero a quella signora di scoprire delle strategie che fossero funzionali a lei e a quella bambina. Un esempio fra tutte è che una signora ci diceva che aveva molta difficoltà ad accompagnare la figlia quando usciva dall'asilo, ad accompagnarla, doveva andare, adesso non mi ricordo dove, perché ogni volta erano scenate, era molto complicato. Allora, come equipe abbiamo detto, ci siamo fermati a dare una risposta specifica, abbiamo detto, ma chissà, ogni distacco può produrre nei bambini un po' di fatica, un po' di difficoltà, chissà se introducendo il gioco dei saluti, ad esempio salutando l'armadietto, salutando il grembiolino, questa signora, questa bimba può essere agevolata. È stato molto interessante perché la signora viene nell'incontro seguente e ci dice che ha effettivamente provato ad introdurre il gioco dei saluti con sua figlia, interessante a due livelli. Primo perché ci ha raccontato cosa è successo, e anche perché ci diceva abbastanza ridendo, sotto lo sguardo ammirato di alcune mamme, sconcertato di altre, e che però non aveva prodotto l'effetto sperato, vale a dire che la bambina, nonostante insomma lei cercasse di accompagnarla gradualmente a lasciare l'asilo nido, continuava a piangere. Ma che cosa aveva scoperto quella signora? Che non era tanto per sua figlia in quel momento il problema del distacco da quell'ambiente, dal nido, ma era la fatica a lasciare gli amichetti, cioè era una bambina che tornava a casa e non sapeva con chi giocare, aveva una particolare esigenza stare con i coetanei. E la mamma l'ha scoperto, quindi ecco il non sapere dell'equipe. Noi non ci siamo, no? Fermati a dare una risposta, abbiamo detto ma chissà, provi ad agevolare il distacco, abbiamo ascoltato, dato valore alla domanda della mamma, la madre si è messa nella posizione di ascolto della figlia al punto tale da scoprire che cosa per quella
bambina poteva essere importante in quel periodo della sua vita. Questo è un esempio che io trovo molto interessante anche perché la mamma è venuta a dirci, guardate, il gioco dei saluti in quel caso lì non è stato così efficace, ma ho scoperto che cosa era importante per mia figlia in quel momento. Dunque, se obiettivo e in qualche modo posizione dell'equipe rispetto al sapere sono rimasti invariati, direi, anche nel passaggio online, invece è cambiato molto la possibilità di accogliere delle questioni più personali, più private, nel senso che mentre in presenza una domanda particolare, una testimonianza delicata da parte di un partecipante, in qualche modo consentivano a chi conduceva l'incontro di anche fisicamente avvicinarsi e invitare la persona a parlarne magari subito a conclusione dell'incontro, questa possibilità col mezzo online è più difficile, ecco, è più difficile da realizzare ed è anche più difficile in qualche modo dire a qualcuno che è necessario che concluda il proprio intervento, la propria testimonianza. Di nuovo, quando si è in presenza ci sono molti modi, no, per agevolare il passaggio di parola, far circolare la parola senza che la persona si senta interrotta. Online questo è un punto che ci ha messo un po' al lavoro come equipe, così come un altro punto molto molto delicato è la presenza dei bambini. Dunque, in presenza i bambini sono stati una risorsa. I bambini che erano insieme alle loro mamme hanno costituito tante volte un'occasione per testimoniare quello che si stava dicendo, no? Che era un bambino chiedeva esempio, un pennarello, e c'era l'esperta che invece doveva usare quel pennarello per scrivere qualcosa della lavagna. Cosa si poteva trasformare quella richiesta e il capriccio imminente in un gioco con l'aiuto di tutta l'equipe? Mentre invece la presenza dei bambini nelle case, che a volte si vedevano, a volte non si vedevano, ha reso delicato, io direi questo aggettivo, l'affrontare determinate questioni che portavano i genitori e che riguardavano proprio quei bambini, perché per noi era complesso, direi impossibile, riuscire a capire che cosa quei bambini ascoltavano e quindi quanto fosse opportuno addentrarci anche solo nell'offrire uno spunto di riflessione. Un punto, questo come criticità, ma mi sembrava interessante poterla nominare come tale. Un punto invece che io ho trovato straordinario è stato sin dall'inizio il senso di collettivo dell'equipe. Abbiamo detto molte volte che ciascun componente dell'equipe ha una professionalità molto precisa e che si è lavorato sempre molto bene insieme. Direi che però durante il passaggio online questo senso di collettivo si è manifestato, palesato in maniera decisamente più evidente, come se proprio il mezzo in qualche modo ha richiesto che si introducesse una figura nuova che prima non c'era, ed è la figura del coordinatore tecnico. Avevamo bisogno che qualcuno in qualche modo facesse la regia, no, di quello che ci aiutasse a leggere le chat, ci aiutasse a controllare che tecnicamente fosse tutto a posto. E questo, al di là, diciamo così, della valenza tecnica, a mio parere ha determinato ancora di più come ciascuna figura ha bisogno dell'altra perché il laboratorio vada avanti e perché il laboratorio possa in qualche modo essere efficace per le famiglie, proprio il senso del collettivo. A proposito di equipe, durante il passaggio online è stato accennato, ma è importante riprenderlo e lo diranno meglio le mie colleghe, si sono modificate alcune funzioni. Le mediatrici hanno continuato ad essere mediatrici, sì, però di nuovo, a causa proprio dello schermo, il loro ruolo è stato ancora più importante, nel senso che se in presenza, di nuovo, anche una differenza linguistica radicale
non è mai superata, ma può essere in qualche modo attenuata dalla mimica, dalla postura del corpo, dall'avvicinarsi, quindi qualche cosa si intende. Online questo non è assolutamente possibile, dunque il mediatore ha avuto un ruolo ancora, direi così, più importante. L'educatore ha smesso i panni di colui che si occupava dei bambini, che in qualche modo li coinvolgeva, li rendeva anche tante volte partecipi degli incontri, ed è diventata una figura importantissima rispetto al favorire il dibattito. L'educatore durante gli incontri online era colui, colei, perché appunto ricordiamo che siamo al femminile, che molte volte ha dato avvio al dibattito, ponendo una domanda. Questo in qualche modo ha agevolato, favorito la presa di parola anche di altri, probabilmente perché si è creata quella fiducia necessaria perché questo avvenisse. E un ultimo punto è che è stato più complicato concludere. Direi che un denominatore comune di tutti i cicli a partire da maggio, quindi ci trovavamo in un periodo particolare, fino agli ultimi, l'ultimo incontro in qualche modo è sempre stato quello un po' più, come dire, complicato, perché forse non ci si era visti in presenza, forse era complicato poter, anzi impossibile, dare degli appuntamenti dove ci si trovava, dove era possibile poi incontrare i genitori magari per un momento aggregativo di gioco. E questo però, si diceva all'inizio che abbiamo lavorato in maniera creativa, ha dato modo all'equipe di inventare, direi, delle chat che hanno accompagnato i genitori dalla conclusione del laboratorio per un determinato periodo, anche oltre il laboratorio. In qualche modo concludevamo gli incontri, ma attraverso le chat era possibile che qualche cosa che era avvenuto durante i laboratori proseguisse. Ma su questo punto darei la parola alle mie colleghe Sedì e Sumia, che hanno proprio insieme ad altri curato le chat. Grazie molte. Grazie Cristina, buon pomeriggio a tutti. Io sono Sedì Magbul. Sono l'educatrice. Io sono entrata in questo progetto un anno dopo quando è partito. Devo dire che ero molto scettica, come spesso succede per i genitori quando vengono per la prima volta. È successo anche a me, però sono stata molto colpita da come è stato strutturato. Esperte di altissimo livello e sono anche una mamma. Allora, sembra fatto apposta per me. Allora, proprio io mi ricordo i primi tempi, le guardavo proprio come stanno dicendo delle parole sante queste. Allora, ascoltavo con tanta, veramente con tanta concentrazione. E devo dire che il ruolo dell'educatrice spesso è stato detto che è quello che ha subito più variazioni, è vero, perché all'inizio io e mia collega Sumia andavamo, dipende dal gruppo, ogni gruppo non è mai uguale all'altro, capitano bambini che hanno un anno in meno e poi capitano quelli di un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni e via. Spesso abbiamo allestito un angolo dove stare dentro la stanza con le mamme per assicurare che questi bambini sono in buone mani e sono lì davanti a loro. Altre volte ci sono bambini che sono più curiosi, che non riescono a stare dentro o iniziano a fare più casino, allora abbiamo dovuto ritirarli e mettere una stanza che affianca sempre quella della mamma, dove si riesce sia a sentire la voce della mamma e la voce del figlio, magari se piange, se la cerca, lo portiamo dalla mamma per vederla e torna tutto tranquillo. E poi si è scoperto che sono anche una mediatrice, sono diventata una mediatrice e ho iniziato a fare quello che fa Hanan anche. E poi la modalità online mi ha portato a diventare di nuovo una educatrice, o come dire, diversamente
grande educatrice, perché non assisto bambini, non guardo nessuno, perché anche io sono collegata da mia casa con il mio PC, ma cosa faccio? Sono una animatrice in questo caso, perché spesso, come è stato detto, non tutti i gruppi sono così esplosivi come capita spesso, ma ci capitano anche quelli che sono molto timidi o non riescono a prendere la parola molto facilmente. Allora ci viene spontaneo di chiedere noi, di fare noi la domanda per animare un po' o dare dei spunti alle esperte. E così. E poi alla fine del corso o dell'incontro siamo anche, come dire, addette alla chat, perché dobbiamo cercare dei video o creare delle volte. Io mi ricordo l'alimentazione, come è stato detto, che quello che suscita l'alimentazione è quella dove sempre ci sono molte domande, perché le mamme o spesso le neomamme hanno molta difficoltà, specialmente quando una è appena arrivata, non conosce ancora l'alimentazione all'italiana, se posso dire, e si chiede come posso fare. E io, al posto di cercare video già preconfezionate, perché non spesso si trovano a misura su quello che cerchiamo, allora ho detto, boh, un video sull'alimentazione, io amo la cucina, le faccio io. Allora, faccio due video, visto che parliamo anche della stagionalità, e devo dire che hanno avuto molto successo, un riscontro molto positivo. E per le altre cose, video, piccole canzoncine, delle volte anche proprio video su YouTube, ma li mandiamo, delle volte non riusciamo sempre a tagliarli, però prendiamo spunti da quei video, li facciamo vedere, ma facciamo vedere anche quello che riusciamo a fare noi nella nostra casa con roba che abbiamo nelle nostre case. Io do l'esempio della terra finta, visto adesso che i bambini non riescono a uscire con questo Covid, neanche le mamme per la paura, allora chiamiamo noi l'ambiente del giardino la terra finta, perché i bambini amano travasare, anche se la mettono in bocca una cosa molto sicura per loro, la pasta di sale, tutte queste cose che sono sconosciute alle mamme, che sono anche fatte con niente e non costano niente e poi non fanno male di sicuro al bambino. E sempre io mi sono medesimata in queste mamme, perché noi la prima cosa che ci insegnano quando si fa il corso del mediatore è l'empatia, sentire questo il bisogno dell'altro, la difficoltà che l'altro, perché io da marocchina straniera, oggi ho la cittadinanza, però anche io ho fatto il mio percorso da migratore, da una persona migratoria, e che è stato anche faticoso per me. Allora torno al punto, all'immagine molto positiva che noi diamo alle altre mamme che sono appena arrivate, perché ci vedono una sorta di eroine, ma non lo siamo. Questo veramente è una cosa molto positiva che mi ha fatto sempre piacere, perché ci fanno delle domande personali. Ma come riuscite? Ma avete figli? Io quando dico che ho 4 figli, veramente mi guardano con la bocca. Ah, riesci pure a lavorare? Sì, sì, ce l'ho fatta e lavoro. Certo, è un piccolo lavoro che sto facendo, però sono riuscita a farlo. Delle volte mi viene spesso a dare degli esempi di casa mia, che non sempre sono viste, come dire, mi vedono spesso strana, perché oso a dire delle cose che per incoraggiare queste mamme o questi papà, che capitano pochissimo, o almeno per i primi anni, mi ricordo. L'esempio, io mi ricordo l'ultimo esempio che avevo fatto, se lo ricordo anche Hanan e Anna, ed è una mamma che si lamenta che non dormiva bene, perché spesso il figlio non vuole stare nel suo letto, viene la notte vicino a lei, il marito che si lamenta perché il giorno dopo deve lavorare. Io la prima cosa che mi è venuta in mente, dai, via la rete, butta il letto sul pavimento direttamente, perché io l'ho fatto a casa mia, perché se no non dormo né io né loro né mio marito. Allora mettiamo il letto per terra, è la prima soluzione, e via la rete.
E subito mi ricordo ha suscitato tanta perplessità questa roba, però comunque fa comunque un modello che ho portato io, fa pensare le altri e le dà uno spunto, c'è chi lo farà, c'è chi non lo farà, però comunque una cosa che ho fatto io e credo che tantissimi oseranno per altre cose. Io devo dire che ho imparato tantissimo da questi incontri, io vi sono molto grata, devo ringraziarvi perché ogni volta ci sono spunti nuovi, ogni volta, ogni giorno, con ogni gruppo. Io vi ringrazio e lascio la parola a mia amica Sumia, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Il mio ruolo da educatrice era di occuparmi dei bambini durante gli incontri, trattenendoli con giochi e attività ricreative. Ho avuto la fortuna di essere presente dalla nascita del progetto e di crescere insieme passo a passo, lavorando con tante brave persone, imparando anche dalle loro esperienze di vita e anche con tanti bimbi diversi ed etnie, di tante etnie. In posti diversi abbiamo lavorato nelle scuole, nelle sedi di associazione. Vi confesso una cosa, prima di dare qualcosa ai bimbi ho ricevuto da parte di loro tanto rispetto e amore, anche se li ho visti per poche volte, arrivati qualche volta a vedere nelle loro facce il dispiacere e la tristezza, anche il pianto di alcuni, la voglia di tornare molte altre volte. Mi dispiaceva dopo aver fatto un legame con loro. Dopo l'avvento del virus ci siamo ritrovati a lavorare a distanza, ovviamente non era possibile occuparsi dei bambini, perciò siamo stati integrati nelle videoconferenze e di conseguenza anche il nostro ruolo è cambiato. E era di assistere, presentare domande e favorire la produzione durante gli incontri e di condividere video e giochi con le mamme partendo da cose che ci sono in casa, sperando di tornare alla nostra vita normale come prima. Volevo solo ringraziare tutti per il duro lavoro che fate, vi ringrazio perché anch'io ho imparato tanto da questo progetto. Grazie. Grazie, siamo un po' in ritardo coi tempi, ma abbiamo ancora un po' di pazienza, abbiamo ancora un intervento, fare spazio alla molteplicità nell'incontro con le famiglie migranti. Buon pomeriggio, io sono Cristina Zavaroni, sono un'antropologa culturale, lavoro da diversi anni per quella che oggi è la Fondazione Mamre e ho avuto la fortuna e l'onore di partecipare al dietro le quinte di questo progetto nel corso degli anni. Di quello che è accaduto in presenza delle famiglie, dei genitori, tra esperti, facilitatori, mediatori, mediatrici e educatori si è parlato molto. Io vorrei portare l'attenzione molto brevemente invece al tipo di contenuti di cui ci siamo occupati nel corso di questo progetto, proprio appunto per fare spazio alle molteplicità di modelli che gli altri portano. Credo che valga la pena partire da una ipotesi teorica, un modello che è già stato citato all'inizio dell'incontro di oggi, che forse è in massima parte quello di Marie-Rose Moreau, che parte dal presupposto che la genitorialità non sia una competenza che sta dentro al genitore, piuttosto la genitorialità è una possibilità, una capacità, una pratica che si realizza nel confronto tra il genitore e il contesto, nel rispecchiamento che c'è tra la persona che è lì a fare il genitore di quell'altra piccola persona, quel bambino, per cercare di costruire questo bambino perché funzioni rispetto al contesto. Pensare le cose in questi termini significa cogliere con più facilità il modo in cui il processo migratorio
modifica completamente la possibilità del genitore di rispecchiarsi nel contesto e quindi di facilitare al bambino la funzione di capirci qualcosa del mondo e funzionare rispetto al mondo in cui si trova. Una delle funzioni fondamentali che hanno avuto i confronti con i professionisti, con gli specialisti che le mamme e i papà hanno incontrato, è stato proprio quello di poter avere accesso a cosa abbiamo in testa noi altri quando pensiamo bambino, quando pensiamo genitore, quando pensiamo scuola, quando pensiamo socialità, parchetto, gioco insieme, ovvero aiutare chi è costruito da un altro modello a immaginare che cosa noi pensiamo, perché proprio come si diceva in apertura, i genitori un po' dappertutto hanno delle idee, anzi ovunque hanno delle idee e anche molto complesse di che cos'è un bambino, di che cos'è un genitore, di che cos'è un mondo, ma non è detto che abbiano idee complesse, anzi spesso idee piuttosto vaghe, di che cosa ne pensiamo noi. Il lavoro che abbiamo fatto assieme allora è stato quello di cercare di avere, se la genitorialità non sta dentro la testa dei genitori, ma nella relazione con il contesto, ed è questo che va sostenuto e potenziato, la molteplicità, invece la pluralità del mondo, deve stare dentro alla testa degli operatori che si apprestano a lavorare con i processi migratori in un modo o nell'altro. Cosa vuol dire però avere la molteplicità nella testa? Vuol dire avere l'intenzione e di conseguenza la capacità di pensare all'altro come a una persona dotata della stessa complessità di cui sono dotato io, alla società, alla cultura, ai processi che hanno messo in forma l'altro, chiunque sia l'altro, il prossimo, che sia molto prossimo, molto vicino o un po' meno prossimo, molto lontano, ma appunto della stessa varietà, complessità e possibilità adulta di stare nel mondo di cui siamo dotati noi. Ora, non è per niente facile guardare l'altro in questi termini, perché molto spesso questi altri, l'abbiamo anche visto nel corso dell'incontro, arrivano da noi in virtù di una mancanza linguistica, di una mancanza economica, di una mancanza di comprensione di che cosa diamine sta accadendo nel momento in cui il mio bambino è entrato al nido e io non ci capisco un piffero del perché l'educatrice sta seduta per terra a giocare con i bambini invece di stare in piedi in una posizione da adulto. Quindi se incontro l'altro in virtù della sua ipotetica mancanza, è molto più difficile continuare a pensarlo nella sua indubbia complessità. Il lavoro che abbiamo provato a fare, che abbiamo fatto a mio avviso con enorme successo, e dico con enorme successo perché se abbiamo cominciato a confrontarci sui contenuti antropologici magari con interesse ma una certa difficoltà, nel corso del tempo abbiamo scoperto che avevamo tanto da dirci e tanto lavoro da fare insieme in assenza delle famiglie. Tecnicamente, nel contesto dell'etnopsichiatria a cui io faccio riferimento, e che in pratica è il contesto clinico che cerca di tenere insieme tutto ciò che riguarda l'antropologia con tutto ciò che riguarda i dispositivi terapeutici nostri e altrui. Ecco, questo processo di capire che cosa ci succede quando ci confrontiamo con l'alterità, quando ci confrontiamo con delle caratteristiche dell'altro, ma quindi cosa succede a noi, cosa succede a noi operatori, oltre a che cosa succede all'altro, si chiama controtransfert culturale, lavorazione del controtransfert culturale, e insieme ci siamo continuamente domandati: ma che cosa ti capita quando quella mamma ti racconta che il suo dispositivo sarebbe quello di uno scapaccione? Ma che cosa ti capita quando quella mamma o quel papà o chi altro ti racconta che il suo dispositivo sarebbe lasciargli fare perché è piccolo? O quando quell'altro ti racconta che effettivamente non sa che cosa farsene della questione
questione delle merendine o delle enorme disponibilità di cibi e abbiamo provato a rimanere sulla nostra costruzione culturale che entra in risonanza, talvolta virtuosa, spesso invece meno, con le costruzioni degli altri che non sono nel loro mondo ma che stanno cercando per il loro bene, per quello dei loro bambini e quindi della nostra società più in generale, di intonare dei modelli diversi dentro alle singole vite dei bimbetti che incontriamo. Ecco, io credo che alla fine di un incontro così ricco di contenuti non sia il momento per spendere ancora più teoria. Direi che bene o male quello che abbiamo fatto è stato questo. Cogliere che l'altro va sempre guardato nella sua complessità e non nella sua mancanza e che questa complessità a noi produce degli effetti. Quegli effetti sono propulsori del grande movimento che c'è stato tra l'inizio e la fine, che poi non è la fine, come abbiamo detto, ne sono felice, di questo percorso. Abbiamo molto modificato il nostro approccio. Questo credo che sia avvenuto sia in virtù della disponibilità di mediatori, per fortuna, sia in virtù proprio del processo molteplice che le varie persone hanno messo in piedi. Io con questo mi fermo e vi ringrazio. Grazie, diamo lo spazio alle domande, passerei la parola a Giusy Famiglietti. Sì, buongiorno a tutti. Allora, tra le domande che sono comparse appunto dalla nostra platea, c'è una domanda rivolta a Rosa D'Ambrosio che riporta questo, dice: vorremmo più informazioni circa il lavoro che è stato svolto sull'alimentazione, poiché è un tema che anche a noi logopedisti interessa tantissimo. Rosanna, vuoi dire tu dare due indicazioni rispetto al lavoro che facciamo sull'alimentazione? Mi sentite? Sì. Allora, io provo a spiegare quello che abbiamo fatto. Noi non facciamo una lezione di alimentazione dicendo quanti carboidrati, quante proteine, perché questo sarebbe molto diciamo noioso e comunque non sarebbe produttivo. Noi partiamo da quello che le mamme mettono nel bicchiere dei loro bambini e nel piatto dei loro bambini, cercando di ragionare su a che cosa servono ad esempio i carboidrati e dove li troviamo e quanto sia facile che i bambini li mangino perché ne sono golosi, e invece dove troviamo le proteine e di che tipo, e poi parliamo ovviamente di frutta e verdura. Però sempre mettendo l'accento sul fatto che tutte le cucine vanno bene, perché in tutte le cucine ci sono questi elementi, quello che bisogna fare è cercare di mettere insieme le cose che stanno bene e non quelle che sono un doppione e che quindi ci danno troppo di qualcosa e troppo poco di altro, spiegandone ovviamente le ragioni e ragionando con loro su nella loro cucina dove si trovano queste cose e quindi come loro riescono a comporre questi piatti. Naturalmente sottolineiamo sempre il fatto che quando si mangia con i bambini bisogna mangiare tutti le stesse cose, perché i bambini naturalmente imparano dagli adulti le cose che sono buone e che i loro bambini mangeranno per tanti anni alla loro tavola, e quindi bisogna abituarli al gusto della loro cucina fin dall'inizio, che naturalmente non ci devono essere delle differenze: al bambino viene dato il passato di verdura e il papà mangia la bistecca con le patate, perché naturalmente questo porta il bambino a pensare che quello che mangia il papà sia più buono di quello che hanno dato a lui e quindi potrà fare poi dei capricci. Però è importante che anche la presenza a tavola di un bambino sia uno stimolo per tutta la famiglia, come dire, a rendere l'alimentazione più sana e più completa per tutti. Ragioniamo per esempio sui tempi, per quali sono i momenti della giornata in cui è meglio mangiare dei carboidrati piuttosto che
che altri. È importante naturalmente quello che il bambino beve, perché questo può portare un surplus, un sovraccarico di zuccheri. Ecco, ragioniamo con loro su queste cose, facendoci dire da loro che cosa fanno. Quindi se a tavola mettono la bottiglia della Coca-Cola, oppure se i bambini invece, tutta la famiglia ovviamente, beve l'acqua. Allora, Rosa, ti interrompo un secondo, perché la specifica che è stata fatta sulla domanda riguarda soprattutto i bimbi stranieri, su questo magari anche Cristina Zavaroni può darci un aiuto, sui bambini che arrivano ai servizi con disabilità, riguardo anche le disfagie, e quindi c'è una difficoltà nel comprendere l'uso, l'utilizzo del cibo e la necessità di alimentazione. Beh, io non sono, come dire, un'esperta di disfagia, quindi non so cosa rispondere a questa domanda. Quello che posso dire è che bisognerebbe farsi spiegare dai genitori, cioè dalla mamma, quali sono i piatti che vengono preparati in casa, e sulla base di questo ragionare appunto poi sulla specifica della disfagia, quali possono essere i più utili, quelli che il bambino può mangiare con più facilità e quelli che invece sono più difficili per il bambino da deglutire. Partendo dalle loro abitudini, credo che il problema fondamentale sia questo: se noi gli parliamo della nostra cucina e di quello che noi faremmo qui, ovviamente la mamma si sentirà un po' disorientata forse, mentre invece se partiamo dalle loro abitudini, poi con la mamma ragioneremo su quali sono i cibi più adatti per quel tipo di patologia, io credo, però partendo da quello che mangiano loro. Non so se ho risposto. Non so però. Se Cristina Zavaroni vuole aggiungere qualcosa. Se aggiungere mi aggancio esattamente all'intervento della dottoressa D'Ambrosio, che forse deve prendere l'audio, per dire che una delle difficoltà rispetto a Rosa, credo che ci sia prendere l'audio. Lo tolgo, sì. Grazie. Dicevo che una delle difficoltà nel confrontarsi con come alimentare i bambini che hanno bisogno di essere alimentati tecnicamente in modo specifico è proprio quello che è molto più difficile dire alla mamma quando lei fa la pastina, verifichi che sia di questa dimensione invece che di quell'altra dimensione, se non si può partire dal presupposto che l'altra mamma faccia la pastina o faccia il passato di verdura o triti le polpette, se si deve e questo passaggio, ovvero mi dica che cosa mangiate voi, mi dica che cosa per voi costruisce il corpo uguale di una persona, e a quel punto pensiamo come facciamo a dare quella roba lì a questo suo bambino, è un passaggio che non è sempre disponibile tecnicamente al logopedista, perché non sempre il logopedista può appoggiarsi per esempio al mediatore che aiuta ad arrivare a questo tipo di contenuti, e si trova un po' per necessità a dire le cose che ora suo figlio può deglutire in sicurezza sono queste e quelle. E in questo modo, invece di aiutare il bambino a crescere dentro il sistema dei genitori, come sottolineava la dottoressa D'Ambrosio, quindi riconoscendosi ed avendo peraltro una spinta propulsiva al crescere, al maturare, rischia di costruirsi come sempre più malato, non assomiglio agli altri nemmeno nei sapori che mangio. Questo è un discorso che mi capita spesso di fare in neuropsichiatria infantile con le colleghe logopediste, e su cui sicuramente sarei felice di andare molto più a lungo, ma credo che l'orario non ci consenta di farlo. Ecco, ci chiedono se abbiamo dei testi a cui aggiungere delle informazioni. Io non conosco testi in specifico sull'alimentazione del bambino disabile migrante, mentre conosco una montagna di testi sulla
sull'alimentazione e sull'infanzia, ma non credo che siano tanto quelli al punto. Adesso questo non è il contesto migliore, ma ci sono dei centri che si occupano di aiutare gli operatori con questo tipo di problemi, per esempio la Fondazione Mamre tra gli altri, e quindi vale la pena prendersi il tempo per confrontarsi proprio approfonditamente su queste cose qui. Qualche altra domanda rispetto ai contenuti che sono stati in qualche modo snocciolati e presentati del progetto? Io approfitto per salutarvi perché non mi sembrava bello andare via senza almeno fare un saluto a tutti quanti. Purtroppo ho una visita, non posso fermarmi, è stato veramente un onore essere qua con tutto il gruppo e potervi raccontare questa esperienza. Speriamo che da questa nascano veramente anche dei momenti di scambio di contatto, poi come vi diranno le colleghe, se qualcuno ha necessità rimaniamo disponibili. Grazie a tutti. Se non ci sono altre domande riprenderei la parola. E... ci sono altre domande, Giusy? Se no prendo... Ok. Ma, chiudo un po' velocemente, un po' perché siamo andati un po' lunghi rispetto al nostro programma. E, mi dedicherei però un paio di minuti per fare dei saluti e dei ringraziamenti. Innanzitutto a tutte le esperte, alle facilitatrici, alle mediatrici, alle educatrici che sono intervenute oggi e anche a coloro che non hanno potuto prendere la parola. Mi sento anche di dover ringraziare le sedi che hanno ospitato i cicli dei nostri incontri, Arco Birbaleno, Binaria Bimbi, il Centro per le Relazioni delle Famiglie del Comune di Torino, lo spazio Mamme Torino Videsmain, lo spazio 06 e anche le sedi dove si sono svolti gli incontri esperienziali, la Ludoteca San Giocondo, la Cartiera e le case del quartiere di Torino. Un ringraziamento ancora all'Ufficio Pio, al Collegio Carlo Alberto e poi a tradimento ringrazio anche Cristina Basciano che non si è palesata oggi e Anna Maria Scagnetti perché in questi anni hanno preso per mano tutto il gruppo di lavoro e sono riuscite a portare avanti questa progettualità molto complessa ma anche molto bella. E, comunico anche che se ci fossero delle ulteriori domande che non sono state fatte oggi nell'incontro, lasciamo alla fine dell'incontro la mia email, quindi potete scrivermi a me e le rivolgo alle esperte. Comunico anche che nei prossimi giorni sul sito della Compagnia di San Paolo sarà visibile il toolkit e poi sfumeremo la chiusura di questo incontro riproponendo il video che è stato trasmesso all'inizio nel caso le persone che hanno partecipato non siano riuscite a vederlo prima. Un ringraziamento di nuovo a tutte e buona serata. Buona serata. Buonasera a tutti, grazie. 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 E posso proprio dire ero un po' a disagio perché ero l'unico papà. Group. Yeah, there was a need of an English-speaking mediator in my group because I was alone in a group with Arabic-speaking mediator and I was finding it difficult. Sarebbe bello fare altri incontri con lo stesso gruppo di mamme. في بعض الأحيان كان لدي الإحساس بأنني محتاجة إلى اقتراحات ملموسة أكثر حول الاستماع والنزوات. بالنسبة لشقاوتي الأطفال هنا في الشارع ما بعرفش أعمل إيه. بحس بنفسي مزنوقة في البيت بخليه يخرج اللي جواه في مصر عندنا عادي جدا ان الطفل يقعد يعيط في الشارع وبصراحة هنا كنت هخليه يعمل كده. È stato interessante il passaggio durante l'incontro su come far imparare l'italiano e anche l'arabo e come mantenere il filo con la famiglia di origine. Sono stata felice di sentire questo. È utile per parlare con le nonne per capire e farsi capire. Dopo gli incontri mi sono sentita rassicurata come mamma.
Per me è cambiato tanto, perché prima vedevo i miei problemi come grandi rispetto a quelli delle altre mamme. Mangiamo tutti insieme, anche se sono stanco, perché è il momento in cui possiamo riunirci e parlare tutti, altrimenti non vedo i miei figli. Al posto delle merendine uso di più un frutto per merenda o una fetta di torta fatta in casa. Sì, bisognerebbe ascoltare i bambini, cercare di capire prima di rimproverarli. Ma a noi mamme, chi ci ascolta? Before his cries makes me nervous, but now I know how to manage him. I try to calm him. If I am fine, he is fine too.